Renault Twingo GT, un altro giorno del nostro diario di bordo. Ok, è una sportivetta pepata, ma come se la caverà in pista? Oggi è il giorno in cui deve dare qualche cosa in più. La sua aggressività incontra il nostro tracciato di handling al Cappio Nord. È una specie di pista nella pista, lunga circa un chilometro, anche meno, con 6 curve, di cui 2 a 180 gradi. Del resto, se hai la scritta Renault Sport sulle fiancate, non ti puoi sfilare da questo test. Cominciamo col rettilineo e le alte velocità. Prima di tutto, una carenza, diciamo così, strutturale. Non c'è il contagiri, questo è abbastanza inspiegabile per un'auto sportiva. Se fosse mia, ne avrei già fatto montare uno aftermarket. In mancanza di meglio, usiamo il tachimetro. Il limitatore entra a 50 all'ora in prima, a 70 all'ora in seconda, a 110 in terza e 170 all'ora in quarta. A occhio direi che sono circa 6.000 giri motore e la velocità massima può arrivare a 182 km all'ora, però non è una gran bella esperienza spingerla a questa andatura. Col passo così corto e il peso quasi tutto dietro si fa un po' fatica ad andare dritti, anche perché lo sterzo ha una certa zona vuota al centro, bisogna tenerlo ben saldo e fare delle piccole correzioni. E oltretutto gli specchietti esterni generano molto rumore aerodinamico. Le corse oltre i limiti in autostrada non sono il terreno ideale per la Twingo GT. Passiamo ad un terreno più favorevole, le curve. E qui devo dire che il divertimento sale parecchio, eh? Le traiettorie vengono bene al primo colpo, c'è un po' di rollio, ma lo sterzo è abbastanza pronto e rende la Twingo GT molto agile anche nei trasferimenti di carico, dove ci sono i cambi di traiettoria. La gommatura differenziata rende l'assetto abbastanza neutro fra avantreno e retrotreno. I controlli di stabilità e di trazione non si possono disinserire, ma entrano al momento giusto. I rapporti corti del cambio aiutano un po' qui nel misto stretto, anche se la leva va un po' accompagnata nell'uso sportivo per non impuntarsi troppo. Con una guida disinvolta come quella di adesso, il computer di bordo segna un consumo di 10 km con un litro, però bisogna prenderlo con le molle, è il valore peggiore che si può ottenere con questo piccolo 3 cilindri da 900 cm cubi turbo e 110 cavalli. Certo che guidando sempre in questo modo il serbatoio da 35 litri potrebbe persino sembrare un po' piccolo. Ma adesso è il momento di tornare coi piedi per terra, cedo la parola al mio collega Andrea Stassano che la porterà sulle strade di tutti i giorni.